Dalla definizione della Treccani, elusione fiscale, comportamento del contribuente che, pur rispettoso della normativa tributaria, tende a evitare il pagamento dell'imposta, con costruzioni negoziali il cui solo scopo è quello di sottrarsi all'obbligo fiscale. In molti casi, tuttavia, l'elusione non ha niente di condannabile e si distingue quindi dall'evasione, che consiste invece in un illecito occultamento della materia imponibile. L'OCSE stima che l'importo dell'elusione fiscale nei paesi più sviluppati in un anno si aggira tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno. Niente a che vedere quindi dal fenomeno dell'evasione fiscale in Italia, che ammonta, per l'appunto solo in Italia, ad un valore di 120 miliardi di euro all'anno. Ma è comunque un problema e quindi ce ne dobbiamo occupare qui su WhatsApp Economy. La domanda che ci poniamo oggi è: come fanno le multinazionali ad eludere il fisco italiano e non solo? Beh, ci sono 5 metodi, andiamo a scoprirli. Il primo metodo è per pischelli, è qualcosa di estremamente banale. Cosa succede? La multinazionale trasferisce i propri profitti dallo Stato a più alta tassazione allo Stato con minore tassazione o addirittura nulla. Come avviene tutto ciò? Tramite la tecnica del transfer pricing. Praticamente avvengono delle operazioni di trasferimento di beni, servizi o prodotti intangibili da una parte all'altra, però a dei prezzi maggiorati rispetto al solito. Praticamente sarebbero dei prezzi molto inferiori se le due imprese non fossero comandate dallo stesso management. Però sono comandate ovviamente dallo stesso management e quindi praticamente succede questo. Bello il tuo prodotto! Come dici? Vale 5 euro? Te lo compro a 100.000 euro! Amico! In questo modo cosa si è ottenuto? Che l'impresa appartenente allo Stato con alta tassazione avrà annullato i propri profitti e di conseguenza pagherà poche tasse. Mentre dall'altra parte l'impresa appartenente allo Stato con bassa tassazione avrà enormi quantità di profitti, ovviamente con bassa tassazione. E così la multinazionale avrà guadagnato da questa operazione. Il secondo metodo appartiene in particolar modo alle imprese ad alto contenuto tecnologico, perché sono quelle imprese che hanno una grande quantità di asset intangibili che quindi possono girovagare nel mondo in maniera molto facile. Sto parlando soprattutto dei brevetti. I brevetti funzionano un po' come il copyright delle musiche su YouTube. Infatti, nei miei video posso utilizzare anche l'ultimo singolo di Sfera Ebbasta. E questo, no, che ascoltano i giovani adesso. Beh, questo video verrà monetizzato, ma i guadagni di questo video non andranno a me, bensì alla società che ha il copyright riguardo le canzoni di Sfera Ebbasta. I brevetti funzionano più o meno lo stesso modo. Quindi un'impresa, magari appartenente che ha sede in Italia, però facente parte di un gruppo multinazionale, può sviluppare un nuovo prodotto e di conseguenza un brevetto relativo a questo prodotto, vendere questo prodotto e generare dei ricavi grazie a questo prodotto. Però la multinazionale cosa fa? Trasferisce il brevetto che è stato inventato in Italia ad un'impresa collegata alla multinazionale ma con sede in un paradiso fiscale. In questo modo gran parte dei ricavi dell'impresa italiana verranno trasferite all'impresa appartenente al paradiso fiscale tramite delle royalties. E così la multinazionale riesce ad eludere il fisco italiano e quindi a guadagnare ingenti quantità di denaro, a discapito di noi cittadini. Tutto fantastico, vero? Non proprio, però è così che funziona. Prima di passare al terzo metodo, che coinvolge l'Europa appieno, vi devo dire che questo video è sponsorizzato dagli abbonati che permettono il proseguimento di questo show e che hanno deciso loro direttamente l'argomento di questo video. Tra l'altro, da oggi c'è un nuovo step per gli abbonati, dal costo di 4,99€. Infatti ci sarà in futuro un nuovo format dove WhatsApp Economy inviterà degli ospiti e se voi aderirete a questo nuovo step di abbonamento avrete la possibilità di fare delle domande all'ospite di WhatsApp Economy del mese. Ci sarà un ospite ogni mese. Quindi se vi interessa partecipare al programma abbonamenti con tutta una serie di servizi, tra cui questo nuovo step, anche se c'è anche quello attivo a 2 euro al mese, con tutta una serie di vantaggi, tra cui il canale Telegram, link in descrizione e c'è anche il tasto abbonati sotto accanto al tasto iscriviti. Proseguiamo con il video.
Il terzo metodo riguarda in particolar modo l'Unione Europea, in quanto numerosi casi di elusione fiscale derivano da dei veri e propri accordi tra multinazionali e determinati stati europei, tra cui Irlanda, Belgio, Lussemburgo o Olanda. In questo caso l'Unione Europea determina questi accordi come dei veri e propri aiuti di Stato e quindi ovviamente andando contro le normative europee. Tra i più famosi ci sono per l'appunto quello di Apple con l'Irlanda nel 2016, di cui magari parleremo in un prossimo video. Il Belgio è stato sanzionato nel 2016 per aver creato un accordo con 35 multinazionali, oppure ancora l'accordo tra Amazon e Lussemburgo nel 2017, anche quello sanzionato dalla Commissione Europea. Il quarto metodo è un po' più tricky, quindi partiamo dall'inizio. Le tasse si applicano sugli utili dell'impresa. Gli utili equivalgono ai ricavi meno i costi di una determinata impresa. All'interno di questi costi ci sono anche gli interessi passivi, che sarebbero gli interessi derivanti da mutui o prestiti che l'impresa ha acceso per svolgere la propria attività. Nel caso delle multinazionali, quindi, cosa succede? Succede che le multinazionali, per l'appunto, hanno una sede, ad esempio, sia in Italia che all'interno di un paradiso fiscale. Quindi la sede del paradiso fiscale apre un mutuo o un prestito nei confronti dell'impresa italiana a dei tassi di interesse molto elevati. In questo modo l'impresa italiana aumenterà i propri costi e quindi di conseguenza diminuendo gli utili dell'impresa e quindi pagando molte meno tasse all'interno dello Stato italiano. Ormai la storia l'avete capita, le risorse che ha generato l'impresa italiana in questo modo si trasferiranno alla sede appartenente al paradiso fiscale, che avrà una tassazione di favore e quindi tutta l'operazione genererà dei guadagni per l'impresa, per la multinazionale. Divertente, vero? Arrivati verso la fine del video, penso che abbiate capito il giochino delle multinazionali. Fanno in modo che gli utili siano i più bassi possibili nelle imprese appartenenti a paesi ad elevata tassazione, mentre fanno in modo che gli utili siano i più alti possibili nelle imprese con sedi nei paradisi fiscali. Per il quinto metodo, quindi, cosa succede? Un'impresa italiana, ma facente parte di una multinazionale, investe in un'impresa con sede in un paradiso fiscale. Questa impresa a fine anno distribuirà gli utili e all'interno degli azionisti ci sarà, guarda caso, anche l'impresa italiana. Ma la tassa sugli utili è stata pagata in questo modo nel paradiso fiscale. Così facendo, la multinazionale ha evitato il fisco italiano. Ora, tutti questi metodi di elusione abbiamo già visto all'inizio del video come siano effettivamente un problema, in quanto tolgono dalle casse di ogni singolo stato con una tassazione elevata delle ingenti risorse. L'OCSE, come per l'appunto, ha calcolato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno tra i paesi più sviluppati. Quindi, però, per risolvere questo problema ci deve essere un accordo internazionale tra tutti gli stati per risolvere effettivamente questo problema. Si sta facendo? Non si sta facendo? Beh, questo è un argomento per un prossimo video. Per adesso vi saluto e vi dico alla prossima. Ciao!